che gli correva dietro, però non è ben chiaro qual era il motivo, cioè probabilmente, beh, io che sono sempre pessimista, penso che fosse soprattutto per i benefici che ne ricevevano dalle guarigioni dei malati, dal fatto che mangiavano gratis o roba del genere. Però è abbastanza evidente che non avevano capito chi era Gesù. E infatti, alla fine del Sermone sul Monte, Matteo scrive che la folla si stupiva del suo insegnamento perché gli insegnava con autorità. Non erano abituati, tutta questa gente a un insegnamento così e sentivano che quest'uomo, questo rabbino, era un tipo speciale. Però erano colpiti non tanto da quello che diceva, ma da come lo diceva, da come insegnava. E non avevano capito chi fosse realmente Gesù. Tant'è vero che Marco ha scritto molti, nel capitolo 6, molti udendolo si stupivano e dicevano: non è questo il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo e di Iose, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno qui da noi. E infatti, a un certo momento Gesù chiede ai suoi discepoli: ma cosa dice la gente di me? Questo è nel capitolo 16 di Matteo, pagina 970 delle nostre Bibbie. E dice: poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: boh, alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ecco, è evidente che non avevano capito granché. Le loro risposte effettivamente hanno un denominatore comune, perché alcuni dicono Giovanni Battista. Giovanni Battista è un personaggio forse un po' scomodo, ma senz'altro un uomo di Dio. Elia è stato forse il più grande dei profeti, quello che è stato rapito in cielo e che nella Bibbia è scritto che sarebbe tornato prima del Messia. Geremia, magari non era un tipo particolarmente ottimista, forse peggio di me, però è stato uno dei grandissimi profeti. Cioè sono tutti personaggi che hanno un denominatore comune, tutti profeti, tutti uomini che parlavano per conto di Dio, però solo uomini. Cioè è evidente che nessuno di queste persone aveva riconosciuto in Gesù il Messia, cioè il Dio sceso in terra. E a questo punto Gesù dice: e voi? Cosa dite voi? È Pietro che è sempre il più zelante, no? È sempre quello in prima linea, risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E per questo Gesù gli dice: tu sei beato, Simon Pietro, eccetera, eccetera. Ecco, è un bel passo avanti, però è ancora, direi, se vogliamo, un passo corto, perché la risposta che ha dato Pietro è la risposta di un pio israelita che ha riconosciuto in Gesù il Messia, il figlio del Dio vivente, il figlio di Dio sceso in terra, ma niente di più, non ha riconosciuto il Salvatore, colui che l'avrebbe ripulito dei suoi peccati. Non ha condiviso la testimonianza di Giovanni Battista quando dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E questo perché? Perché in quel momento Pietro era ancora semplicemente un seguace di Gesù, ebreo, osservante quanto si voglia, ma semplicemente un ebreo. Non aveva ancora ricevuto lo Spirito Santo. Soltanto dopo la Pentecoste, dopo la discesa dello Spirito Santo, Pietro realizza pienamente chi è Gesù. E infatti,
c'è un episodio subito dopo, sempre qua in Matteo 16, e questo dimostra appunto di quanto Pietro, che era molto impulsivo, però era impulsivo nel bene e nel male, perché mentre prima è l'unico, è il primo a rispondere, tu sei il figlio del Dio vivente, pochi versetti dopo è scritto che quando Gesù annuncia, è stato accennato da questo passo, è stato accennato da Umberto nella presentazione della Santa Cena, quando dice che Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme a soffrire, eccetera, eccetera, Pietro gli disse: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. E Gesù, che prima gli aveva detto tu sei beato, Simon Pietro, eccetera, eccetera, adesso gli dice vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Ecco, e invece quando dopo la morte, la risurrezione di Gesù e la discesa dello Spirito Santo alla Pentecoste, Pietro invece dimostra di aver realizzato in pieno chi è Gesù. E tant'è vero che davanti ai capi del popolo dice: nessun altro è la salvezza, poiché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Beh, credo che sia uno dei versetti che ricordiamo meglio, no? Ecco, e se Gesù ponesse la domanda oggi, chi dice la gente che io sia? La gente del mondo, no? Per parlare in ecclesiale. Noi viviamo in una società materialista in cui si tende proprio a escludere Dio, a escludere il soprannaturale, e allora molti a questa domanda probabilmente risponderebbero: è stato un grande uomo, un uomo che ha precorso la rivoluzione francese, che ha precorso Carlo Marx, che ha predicato libertà, uguaglianza, fraternità, ha dato dei buoni insegnamenti, magari un po' utopistici. O non so, potrebbero rispondere un grande uomo che ha insegnato delle pregevoli regole morali, che ha stigmatizzato il classismo, l'ipocrisia, l'egoismo, ed è stato messo a morte perché dava un po' tanto fastidio. E ci sono poi, non ci sono soltanto dei materialisti e degli atei, ma ci sono anche tanti religiosi che si definiscono cristiani. E questi però potrebbero anche rispondere, avendo negli occhi quella che è l'iconografia religiosa classica, no? Quella che si vede nelle chiese, nelle cattedrali o in tutti i musei. E allora chi è Gesù? Un bel bambino paffuto, un braccio alla sua mamma gloriosa, che fa tanta tenerezza, oppure un corpo sfigurato dalla sofferenza, inchiodato su una croce, che fa orrore e suscita pietà. Oppure un bell'uomo, e vorrei sapere perché spesso Gesù è rappresentato con una bella chioma bionda, fluente, gli occhi azzurri, lui che era ebreo, probabilmente era alto 1,50 m, come era la statura di allora, con i capelli neri. Comunque un bell'uomo con gli occhi azzurri che compie miracoli, oppure un bell'uomo che esercita il suo potere, pensiamo al giudizio universale della Cappella Sistina, che separa i buoni dai cattivi e fa dire alla gente: speriamo che io me la cavo. Ecco, con una visione di questo genere è lecito definirsi cristiani? E allora, Gesù, dopo aver detto cosa dice la gente che io sia, dice: e voi? E voi chi dite che io sia? Noi ci definiamo cristiani, ci definiamo cristiani credenti, e penso che sia giusto perché per lo Spirito noi possiamo proclamare con Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, ma possiamo anche aggiungere con Paolo: tu mi hai amato e hai dato se stesso per me. Possiamo confessare pubblicamente, e questo lo facciamo nella formula del battesimo, che abbiamo accettato Gesù come nostro personale Salvatore. Poggiamo su una solida base per definirci a buon diritto cristiani. Questo presuppone di aver accettato per fede che il Figlio di Dio, Gesù Cristo, è venuto nel mondo per salvare i peccatori, di cui io sono il primo, come ha scritto Paolo. Se siamo in questa posizione, abbiamo compiuto
Il primo passo, che è indubbiamente fondamentale, cioè abbiamo incontrato Gesù, abbiamo riconosciuto in lui il Salvatore e abbiamo capito e sappiamo chi è. E a questo punto apro una parentesi, mi auguro che questa sia la posizione di tutti quelli che sono seduti in questa sala, ma se ci fosse qualcuno che invece è ancora fermo a metà strada, che magari è arrivato dove è arrivato Pietro nel primo caso, quando ha riconosciuto in Gesù il figlio del Dio vivente, però poi si è fermato lì. E allora se questo qualcuno si è fermato lì, non ha ancora realizzato che Gesù è sì il Messia, ma è il Messia che è morto su una croce per i suoi peccati, è morto sulla croce per noi, ma soprattutto per lui, personalmente per lui. Ecco, allora io dico pensaci, pensaci perché la porta è ancora aperta, ma non sappiamo per quanto. E dicevo appunto, se siamo in questa posizione, cioè nella posizione di aver riconosciuto in Gesù non soltanto il figlio del Dio vivente, ma colui che è venuto ed è morto per noi, per purgarci dai nostri peccati, abbiamo raggiunto un punto che però non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, è il primo gradino di una lunga scala. Perché una cosa è sapere di una persona chi è e una cosa è conoscerlo. Faccio un esempio. Matteo Renzi, io so che è segretario del partito, pardon, come si chiama? Del PD, e so che è il presidente del Consiglio, ma io non lo conosco per niente, non l'ho mai visto di persona, non l'ho mai incontrato e, per dire la verità, non ci tengo nemmeno. Ecco, Gesù, abbiamo capito chi è, ma lo conosciamo? Veramente, Gesù vuol farsi conoscere, la Bibbia ci spinge, ci invita a conoscerlo. Conoscere a fondo una persona significa conoscere il suo intimo, cioè i suoi sentimenti, il suo modo di pensare. Paolo dichiara che di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, ogni altra cosa nella quale potremmo trovare qualche vanto o qualche cosa, passa in secondo piano, se non addirittura diventa spazzatura. Questo lui l'ha scritto in Filippesi 3, penso che sia un passo talmente noto che penso che non valga nemmeno la pena di leggerlo, dovremmo ricordarcelo tutti. E da parte sua Pietro, nella seconda epistola, proprio all'ultimo versetto, esorta a crescere nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E Gesù vuol farsi conoscere. E nel Vangelo di Giovanni, io ho preso soltanto quello che c'è scritto nell'Evangelo di Giovanni, ma anche negli altri Vangeli ci sono tanti altri passi che potrebbero essere citati, Gesù presenta se stesso con una serie di immagini che sono fatte per far capire meglio alle persone lo scopo della sua missione sulla terra. Versetto al capitolo 6, versetti da 48 a 51, cioè 48 e 51. Io sono il pane della vita, il pane vivente che è disceso dal cielo. E poi al capitolo 7 dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Ecco, egli è pronto a sfamare, a dissetare l'anima che si rivolge a lui. Come senza nutrimento il nostro corpo deteriorerebbe e morirebbe. Così è della vita spirituale. Gesù ci invita a nutrirci di lui. E che cosa significa? Se leggiamo in Giovanni, nel prologo del suo Vangelo, troviamo scritto che nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi piena di grazia e di verità. Quindi nutrirsi di Gesù significa nutrirsi della sua parola, significa che i suoi insegnamenti devono nutrire il nostro spirito e
devono, come il cibo per il corpo, essere assimilati e divenire parte del nostro essere. Nella preghiera che il Signore ha insegnato ai suoi discepoli e che anche per noi, la prima delle richieste per se stessi è dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ecco, noi abbiamo bisogno sia del pane, del nutrimento fisico, sia del nutrimento spirituale, ogni giorno, non una volta ogni tanto. Altra dichiarazione di Gesù: io sono la luce del mondo. La Bibbia ci presenta il mondo immerso nelle tenebre. Senza luce è molto difficile camminare e soprattutto camminare con sicurezza, seguendo la via giusta. Soltanto la luce divina che scaturisce dalla parola di Gesù dissipa le tenebre che ci circondano. E allora dobbiamo chiederci, io mi chiedo, quanto la luce di Gesù illumina il nostro, il mio cammino? È una luce viva e brillante, costante nel tempo, oppure è una torcia, un flash che accendiamo di tanto in tanto quando proprio non possiamo farne a meno perché dopo aver vagato in base alla nostra intelligenza, alla nostra volontà, non sappiamo più dove siamo e allora ci appelliamo a Lui, accendiamo la sua luce. Se siamo illuminati dalla luce di Gesù, come la luna riflette la luce del sole, anche noi dovremmo riflettere la sua luce, spandendola in questo mondo di tenebre. E chiediamo al Signore che ci aiuti a realizzare quanto raccomanda Paolo ai credenti di Efeso, in Efesini 5, versetti da 8 e 14, è scritto: in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Veramente chiediamo al Signore che la sua luce possa veramente risplendere nella nostra vita. Gesù ha detto, e qui siamo al capitolo 10, sempre di Giovanni: io sono il buon pastore. Noi siamo le sue pecore, siamo il gregge che la sua mano conduce, come ci definisce, come il salmista definisce il popolo di Dio nel Salmo 95. Gesù è il grande pastore che rende perfette le sue pecore affinché facciano la volontà di Dio e ciò che a lui gradito, come è scritto in Ebrei 13. Ecco, chiediamoci, io mi chiedo, e dico la verità, queste domande mi mettono notevolmente in imbarazzo, perché se si fa presto a dire queste cose, si fa presto a salire dietro quella che io chiamo la cattedra di Pietro e parlare, dire, ecco, ma lo siamo, quello che dovremmo essere? Ecco, io lo so bene quello che dovrei essere, però se mi guardo nello specchio della parola non sono molto soddisfatto di me stesso. Ecco, quanto fedelmente lo seguiamo? Con quanta attenzione, lui dice, le mie pecore ascoltano la mia voce. Ecco, con quanta fedeltà, con quanta attenzione ascoltiamo la sua voce. Gesù ancora ha detto, e questo l'ha detto a Marta, capitolo 11: io sono la risurrezione e la vita. Il credente, per grazia e la misericordia di Dio, è risuscitato in Cristo. Vi ricordate il passo di Efesi 2? Ha risuscitato ancora voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Scusate, ma io ricordo la Diodati che mi hanno insegnato a memoria quando andavo alla scuola domenicale. Siamo stati risuscitati a una nuova vita. Paolo ha scritto: se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E allora io mi chiedo: com'è la mia vita? È veramente, totalmente, radicalmente nuova? O piuttosto una vita di compromesso, non troppo lontana dagli insegnamenti di Gesù e nemmeno troppo vicina? Sempre Paolo:
Ha scritto questa volta ai credenti di Colosse: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Ancora, io sono la via, la verità e la vita. Non c'è altra via al Padre, cioè alla riconciliazione con Dio, e nessun altro, e qua ripeto quel versetto che la dichiarazione di Pietro, in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo dei quali noi dobbiamo essere salvati. Gesù, solo Lui è la via. E infatti ha detto: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ed è anche la verità, è colui che ci dà la vita eterna. Ma come lui stesso ha detto altrove, la sua via non è un'autostrada, è una via angusta e scomoda. E allora mi chiedo, vi chiedo, la seguiamo con attenzione e fedeltà o cerchiamo qualche scorciatoia tagliando le curve? O peggio ancora ci fermiamo scoraggiati e frustrati ogni volta che si presenta una difficoltà? A me succede. E quanto alla verità, siamo realmente convinti che Gesù e la sua parola sono la verità assoluta, l'unica verità? Oppure, come piace alla società moderna, cerchiamo di crearci una verità domesticata che asseconde meglio i nostri punti di vista? Sapete che oggi è abbastanza di moda il relativismo, non esiste una verità assoluta, ma esiste la verità di ciascuno, no? Quello che è verità per ciascuno. Alla fine di questa carrellata sulla persona di Gesù, c'è la domanda: e voi chi dite che io sia? Abbiamo risposto: non solo sei il figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me, ma anche sei il mio pane di cui mi nutro ogni giorno, la mia luce che illumina il mio cammino, il mio pastore che mi guida e mi protegge, la mia vita, la via che voglio seguire con fedeltà. E allora abbiamo salito parecchi gradini della scala che porta alla piena conoscenza del Figlio di Dio. E a questo punto possiamo chiederci: che altro vuole da noi il Signore? Vuole sapere cosa pensiamo di Lui, vuole essere conosciuto, ma vuole anche essere seguito. E Matteo, sempre nel versetto 16, nel capitolo 16, scusate, poco più avanti, è scritto: se uno vuol venire dietro di me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce. E nello passo analogo di Luca c'è scritto: prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E Luca 14, in capitolo 14, 27, ha scritto: chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. La salvezza è gratuita, è il dono di Dio concesso per grazia mediante la fede. Il seguire Gesù invece non è gratuito. Il seguire Gesù ha un prezzo, e ha un prezzo molto, alle volte che è anche molto alto. Gesù ha detto di essere venuto in questo mondo per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E il prezzo che lui ha pagato è stato un prezzo altissimo. Abbiamo cantato un cantico in cui nella strofa finale c'è scritto: non capirò mai. Ecco, non potremo mai quantificare quanto siamo costati a Gesù, perché sul piano fisico ha subito il martirio della croce, che era il peggior supplizio che sia mai stato inventato, credo, dagli esseri umani. E soprattutto sul piano spirituale, lui che era l'uomo senza peccato, Dio in terra, ha subito l'abbandono di Dio,
Dio mio, perché mi hai abbandonato? E ha subito, è stato, Paolo ha scritto, è stato fatto peccato per noi. Ecco, possiamo capire solo qualcosa di questo, ma certamente non quantificarlo. E allora, se Gesù ha pagato un prezzo così alto per riscattarci, quanto siamo disposti a pagare noi? Per essere suoi discepoli e seguirlo? Quanto pesante può essere la croce che siamo disposti a portare? E a questo punto non possiamo non pensare ai nostri fratelli nel mondo che stanno portando delle croci pesantissime, pensiamo ai nostri fratelli di cui sentiamo anche in televisione, insomma nei media. Di cui sentiamo nelle pubblicazioni di porte aperte le sofferenze cui vanno incontro i nostri fratelli della Chiesa perseguitata. Noi, vivendo in un paese dove tutto sommato c'è una totale libertà di testimoniare la nostra fede, nessuno ci minaccia, almeno finora, è difficile comprendere con chiarezza la situazione dei nostri fratelli che invece vivono in paesi dove l'annuncio del Vangelo è un reato da punire severamente, anche con la morte, e i credenti sono considerati pecore da macello. La Chiesa, i credenti sono sempre stati perseguitati, cominciando dalle persecuzioni inflitte dai Romani, quelle di cui è scritto in quel libro, Quo Vadis, che abbiamo letto tutti, o passando attraverso le persecuzioni che hanno subito i valdesi, quelle che hanno subito gli ugonotti in Francia, e poi i primi evangelici italiani, e per arrivare a quelle adesso nei paesi islamici, e che ho letto da qualche parte che il numero di credenti, di cristiani che sono stati uccisi negli ultimi 100 anni è superiore a quello che è successo in 2000 anni. Ecco, noi le conosciamo soltanto per aver letto, per aver sentito parlare, tante volte abbiamo pregato per i perseguitati, ma sappiamo veramente che cosa vuol dire essere perseguitati, essere minacciati, cosa si prova ad avere un'arma puntata contro, se questo non ci è mai successo? Le persecuzioni che possiamo subire noi, e l'ho scritto tra virgolette, al momento attuale, può essere l'indifferenza al massimo, la derisione per la nostra testimonianza. Direi che è una croce leggerissima, eppure qualche volta ci mette lo stesso in difficoltà e ci blocca, e dovremmo ripeterci continuamente quello che dice Paolo ai Romani: non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Ecco, è stata un po' una carrellata sulla quello che dovrebbe essere Gesù per noi. Capire, e quello è il punto iniziale, fondamentale, che è il nostro Salvatore, è Dio che è venuto in terra ed è morto, ha preso su di sé i nostri peccati, li ha portati sulla croce. Poi conoscerlo per quello che è la luce del mondo, il pane disceso dal cielo, il buon pastore, colui che ci dà la risurrezione e la vita, e a questo punto seguirlo come discepoli, prendendo la nostra croce. Non dipende da noi, non è il caso di andare a cercare le persecuzioni, però di essere preparati a portare la croce che Lui deciderà. Che il Signore ci aiuti. Amen. E possiamo cantare il cantico 80.